pomeriggio di Natale, una vecchietta entrò in uno dei pochi caffè aperti in una data così speciale e chiese quanto costasse un pezzo di una bellissima torta al cioccolato, ricoperta e decorata con dei lamponi rossi. La cameriera era molto seccata perché doveva lavorare in una giornata così importante, il giorno di Natale, e quindi le rispose, piuttosto stizzita, 3 euro, signora. La donna anziana prese alcune monete dalla tasca e iniziò a contarle molto lentamente. Poi chiese di nuovo quanto costava l'altra torta, quella più semplice, senza i frutti rossi e senza la glassa. La cameriera, sempre più scocciata, visto che aveva molte cose da fare e molti clienti da servire, rispose, 2 euro, signora. Perfetto, rispose l'anziana, allora prendo volentieri quella più semplice, senza glassa e senza lamponi. La cameriera portò scocciata la torta e mise subito il conto sul tavolo, pensando tra sé, che gente tirchia che gira questo periodo. La vecchia signora mangiò molto lentamente con piacere la sua fetta di torta, poi si alzò, mise i soldi sul tavolo e se ne andò. Quando la cameriera andò per pulire il tavolo, si accorse che la vecchia signora, invece di lasciare 2 euro, ne ha lasciati 3. Aveva lasciato ben 1 euro di mancia per quella cameriera scontrosa, pensando che poverina doveva lavorare proprio il giorno di Natale.